Salve ancora una volta, care amiche ed amici, qui il vostro capitan Santenchan, il vostro Santenchan nelle vesti del capitan Santenchan. Un saluto a Renzo Montagnani Everything e vi ringrazio di aver visto il mio ultimo video così tante volte in meno di 2 giorni e di averlo commentato. Forse è passato un giorno da quando l'ho fatto. Ed è il video nel quale parlo della chiusura del canale di Matteo Montesi, del suo canale storico. Ho ricevuto in quel video molti commentari, molte domande, e quindi adesso passo a fare un video in cui ipotizzo due probabili ragioni della chiusura del canale principale di Matteo Montesi, che seguo dal 2010. Allora, uno dei miei followers, dei miei spettatori, mi ha detto che forse, visto che già aveva chiuso diversi canali Matteo Montesi, come anche Giuseppe Simone, questa è una forma per rinnovarsi, per cambiare di look ed anche per magari fare del vittimismo. In questo modo lui soffrirebbe delle persecuzioni. E quindi si ripresenta rinnovato, cancellando tutto il vecchio repertorio e allo stesso tempo magari guadagnando più followers e più donazioni in quanto vittima di persecuzioni. Io dubito che questa versione sia la corretta, anche perché sarebbe molto autolesionistica. Se avrebbe voluto fare una cosa del genere, gli sarebbe bastato fondare dei canali piccoli e poi chiuderli, non chiudere e il canale che aveva più di 5.000 video e che è da quasi 10 anni che ci sta dietro, perché veramente io non vedo nessuna rinnovazione nella maniera di fare i video da parte di Matteo Montesi. Fa dei live nel canale live e tempi storici, mi sembra. La seconda ipotesi, che è quella più azzeccata, secondo me, e che sia stato lui stesso a cagionare la chiusura del suo canale storico, perché il suo secondo canale si chiama Matteo Montesi Live e Tempi d'Oro, non so, qualcosa del genere. Allora che succede? Che lui stesso ha ricaricato nel suo secondo canale dei video che magari stavano nel suo primo canale. Siccome non avrà messo in Common Creative i suoi video, allora è successo che lui stesso nel suo secondo canale, che è un account differente con un numero di cellulare differente, ha violato i diritti d'autore del suo primo canale, cioè si è copiato a se stesso, ha fatto dello spamming a se stesso e quindi YouTube ha interpretato che un altro Matteo Montesi abbia caricato dei video dal canale di Matteo Montesi. Siccome loro fanno tutto questo in automatico, senza nessuna persona come intermediario, gli hanno tolto il primo canale perché magari nel primo canale ha caricato dei video che già aveva caricato nel secondo canale che erano di repertorio. Infatti, a Matteo Montesi hanno chiuso molte volte i canali perché, non so, del contenuto considerato inappropriato, come a Giuseppe Simone, e lui ha conservato un archivio di video che ha fatto in dischi rigidi in computers. Quindi, prima lo ha salvato il video del canale chiuso in Matteo Montesi Live e Repertorio Storico e poi magari lo ha ricaricato nel canale più importante che avevo ultimamente. Quindi questo YouTube lo ha interpretato come qualcuno che copiava qualcun altro, non come Matteo Montesi che aveva due canali e che ricaricava i video ricaricati nel secondo canale, nel canale più importante. E quindi per questo lo hanno penalizzato per caricare video di altri canali. In realtà erano i video che lui aveva fatto all'inizio, quando diceva "U diavolo" e quando faceva tutte cose da pazzi, gridava, faceva strillini, mangiava cose strane. Mi leggo il braccio perché già mi sto a sforzare.
Allora, lui ha caricato quei video caricati nei suoi canali iniziali che sono stati progressivamente chiusi, nel suo canale, Matteo Montesi Live Streaming e Ricordi Storici, qualcosa del genere. E poi magari li deve aver caricato nell'ultimo canale che c'ha da più di 5 anni, che aveva più di 130.000 iscritti. YouTube ha interpretato questa operazione. Ma senza vedere che era lo stesso Matteo Montesi che metteva da un canale a un altro i suoi video, e quindi gli hanno chiuso il canale per scoppiazzamento di video. Se lui metteva i suoi video, come faccio io, in Common Creative CC, Common Creative Attribution significa che ti possono utilizzare i video, ma devono citare il nome del canale, il link del canale, il titolo del video o dei video. Ed il link del video o dei video nella descrizione del video che creano, assemblando uno o più dei tuoi video o caricandoli per intero nel canale. Quindi, se qualcuno carica qualcuno dei miei video nel suo canale o fa dei brani con i miei video umoristici, eccetera, satirici, e poi cita il nome del mio canale, il link del mio canale, il titolo o i titoli dei miei video e anche il link o i link dei video non sta contravvenendo nessun diritto d'autore, perché io li carico per avere una collaborazione compartita i miei video in Common Creative. Certo, magari poi divideremo i guadagni. Invece Matteo Montesi li carica in YouTube standard copyright. Quindi significa che lui stesso non può caricare i suoi video da un canale a un altro o in più di un canale YouTube. Ha contravvenuto ai suoi stessi diritti d'autore. Se li avesse caricato in Common Creative Attribution invece che in standard copyright di YouTube, avrebbe potuto caricare i suoi video in più di un canale e non sarebbe successo nulla. Poi altri dicono che invece lui discriminava, bestemmiava, parlava contro le minoranze religiose, etniche, eccetera. Io questo non lo so, l'ho seguito abbastanza fino a che ha iniziato a fare dei video troppo larghi e allora ho lasciato di seguirlo. Ma queste sono le mie due principali teorie. E vi ringrazio di avermi seguito fino adesso dal vostro capitan Santenchan, però mi sta a fare male il braccio, si sta per scaricare questo tablet vecchio. Mi raccomando, anche in questo video, come nell'ultimo, hanno chiuso il canale di YouTube di Matteo Montesi. Fatemi delle domande, porgetemi delle spiegazioni, come commentari. Dategli like e condividete questo video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ed azionate la campanella. Ed ogni mio video che vi piace, mi raccomando, commentatelo, fategli delle domande, dategli like e condividetelo. Aiuterete il mio canale a crescere in questo modo. Arrivederci e grazie di tutto. E saluti a tutti quelli che hanno commentato il mio ultimo video, in particolar modo a Amleta Bloom. Un saluto dal tuo capitan Santenchan. Adesso già passo e chiudo perché se no mi cade il tablet. Ciao.